Buongiorno Fiorellini, come va? Oggi è una bella giornata di sole a Milano, fredda ma bella. Andrò a pranzo dai miei consuoceri. Consuoceri si dice, sì. I genitori di Paola, insomma, i miei connonni, i miei nonni. E così passeremo la domenica insieme. Lasciamo perdere il Milan di ieri, di cui parlerò domani con calma. Dimentichiamo il Milan. Allora, la situazione dell'epidemia è più o meno la solita nel mondo. 84 milioni di guariti, 5 in Australia contagiati e 2 in Nuova Zelanda. 2/3. Per cui hanno fatto un lockdown di 3 giorni. Bene. Oggi è la festa di San Valentino. E mia moglie Fanny, guardate un po', con la quale sto da 25 anni, guardate un po' cosa mi ha fatto trovare questa mattina. Grazie per le magnifiche rose, Fanny, che è anche un titolo il titolo di un libro di Alberto Albasino, un grandissimo giornalista ma anche scrittore, filosofo, che mi piacere di conoscere. E mi piacere di conoscere la fortuna di scambiare delle chiacchiere con lui, una persona squisita. Come tutte le persone grandi, immense, sono molto poi semplici nella vita di tutti i giorni. Bene, mi si chiede di fare il mio libro di memorie, ma devo aspettare perché oggi c'è quello di Verdone. Verdone mi pare che vada da Fazio a parlare della sua biografia, non so, ne ha fatta già uno o due, non lo so. C'è un certo Cecchini, poi, che propone sul Corriere della Sera la scrittura di un libro che si chiama L'Enigma Draghi. Ma quando cazzo ha trovato il tempo di scriverlo? Sono stati in piedi di notte e alle Linotype i proti davano consigli per sbrigarsi a pubblicare questo libro. Pensate che c'è anche la prefazione di Giuliano Amato. Immagino Cecchini che telefona ad Amato, che però già dormiva, era le 8 di sera, e lo sveglia. Amato, svegliati, mi devi fare la prefazione del libro. Dobbiamo mandarlo alle stampe, dobbiamo venderlo. Ma capite la velocità con cui si fanno i libri in Italia? Ma poi qualcuno li comprerà, questi libri. Paolo Mieli, il re dello status quo, il re del politically correct, impeccabile del suo bottom down, ha detto che il suo ministro preferito e quello che avrebbe sicuramente mantenuto era Speranza. Mieli, preparati a vedere cosa fa Speranza adesso con le piste da sci. Metterà in ginocchio milioni di persone. Così, d'amblè. Oggi ho letto che Speranza ha dichiarato che chi arriva dall'Austria deve stare in quarantena. Tamponato in quarantena. Ma in Austria ci sono stati 1300 contagi contro i 15.000 di noi italiani. Cosa ha fatto di male questi austriaci? Vabbè, forse qualcuno mi spiegherà. Invece la Salmaso, Stefania Salmaso, associazione italiana di epidemiologia, quindi una super stipendiata, anche lei come tutti quelli che fanno i salotti televisivi, dice la seconda ondata non è ancora finita, quindi c'è poi la terza, vabbè la quarta. La situazione è molto instabile, potrebbe precipitare. Allegria, allegria, Salmaso, la situazione potrebbe precipitare. Io l'avevo detto 3 mesi fa, le scuole vanno tenute chiuse. Fa ridere, non si tengono aperti i ristoranti di sera e poi si riempiono i banchi di scuola e la gente va sulle metropolitane. Ma, oh, Speranza! Che roba, ragazzi. E poi c'è questa storia delle varianti. Nella cronaca di Milano, a Milano, i contagi raddoppiati. Sono le varianti. C'è quella inglese, poi sudafricana e brasiliana.
Mi rassegno. Sottomissione, diceva Houellebecq. Avete letto la sottomissione? È capolavoro assoluto. Va bene, oggi vado a pranzo dai miei suoceri, cioè i miei suoceri, i consuoceri, i genitori di Paolo, la mamma di Eddie, mia nipotina. Mi farò lì un buon bicchiere di vino e una bella lasagna. E la domenica prenderà un'altra dimensione. Aristotele, vicino, sosteneva che la Terra fosse sferica. Aristotele. La poneva però al centro dell'universo. Quindi non solo era un visionario eclettico e fantastico, ma aveva anche ragione, perché noi siamo al centro dell'universo. Buona domenica.